Ciao a tutti amici, bentornati e bentrovati. Oggi voglio raccontarvi una storia, o meglio, vi voglio leggere la storia della rana bollita di Noam Chomsky, un grande linguista e filosofo statunitense. Ma prima di leggere questa storia, voglio, come dire, farvi alcune domande e voglio partire proprio dal discorso, Testimone di Geova e Societatore di Guardia. Perché vi renderete conto che questa storiella della rana ha molto a che fare con questo sistema. Allora, la domanda che vi faccio è, e questa è una domanda rivolta, diciamolo, fondamentalmente a quelle persone che hanno fatto parte dei Testimoni di Geova, poi si sono rese conto del contesto che vivevano, delle criticità e hanno sentito che non gli apparteneva più tutto questo credo e tutta questa impalcatura, chiamiamola così, no? E sono andate via. Ora, queste persone, purtroppo la maggior parte di loro, e ce lo dicono le testimonianze, i fatti, subiscono quello che viene indicato e che indichiamo in modo semplice come ostracismo. Ok? Quindi subiscono tutta quanta una serie di pratiche che dovremmo definire in modo più corretto mobbing, però le indichiamo con ostracismo così ci facciamo capire a tutti quelli che conoscono l'argomento. Ora, è rivolta a queste persone perché? Perché mi piacerebbe chiedervi, e questa è la classica induzione a farsi domande, no? Perché è importante, è basilare che noi ci facciamo domande. Quando siete stati avvicinati per la prima volta dai testimoni di Geova, e poi magari attraverso di voi è entrata in questa organizzazione anche la vostra famiglia o per intero o qualche altro membro della vostra famiglia. Se la persona che ha preso contatti con voi, il testimone di Geova con cui avete fatto lo studio, vi avesse detto fin dall'inizio quella che poi doveva essere, quello che poi doveva essere il vostro destino nel caso in cui decideste di andare via da questa organizzazione mascherata da religione, quindi l'ostracismo che subite con tutto quello che si porta dietro, se ve lo avessero detto subito al primo incontro, sareste entrati lo stesso in questa organizzazione? E la stessa domanda ve la voglio fare per quanto riguarda il battesimo che avete effettuato all'epoca con i testimoni di Geova. Se vi avessero detto fin dall'inizio che il battesimo in realtà non ha nulla a che vedere con una dedicazione al Signore e con una professione di essere cristiani, ma è solamente, e lo si vede nella formula battesimale della torre di guardia, ma è solamente un contratto verbale che si fa alla presenza di testimoni con l'organizzazione, voi sareste entrati lo stesso in questa organizzazione? O il fatto che queste informazioni siano, quella del battesimo molto spesso non arriva proprio, si fa e basta. Tanti si sono battezzati, per esempio, senza accorgersi del fatto che all'interno della formula battesimale c'è questo contrattualizzarsi come associati della Societatore di Guardia. Ma vuoi l'emotività del momento, che è comprensibile per come ci si arriva e tutto il resto, lo possiamo comprendere questo. Però riguardo al discorso dell'ostracismo, no? Queste sono delle informazioni, quelle sul che cosa accade dopo che si esce dal mondo geovista, che in realtà vengono centellinate. E molto spesso, fino a che non ci si trova dentro, soprattutto chi parte svantaggiato perché non nasce in una famiglia testimone di Geova, che già pratica l'ostracismo magari verso degli amici che sono fuoriusciti, ma chi arriva digiuno, che non ha nessuno in famiglia che è testimone, quindi non conosce bene i meccanismi, queste informazioni vengono centellinate e molto spesso si arriva al battesimo senza avere ben chiara la situazione del discorso ostracismo, ok? Quindi se ve l'avessero detto da subito, ma ci sareste entrati lo stesso? Beh, io ho seri dubbi. E ho seri dubbi proprio in virtù di questa bellissima storiella raccontata dal punto da questo grande linguista e filosofo pensatore, Noam Chomsky, statunitense. Ve la leggo come l'ha scritta lui, in pratica. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda, nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l'acqua si riscalda piano piano, presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare.
La temperatura sale. Adesso l'acqua è calda. Un po' più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce semplicemente morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell'acqua a 50 gradi, avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone e, aggiungo io, sarebbe salva. Ora, in realtà, questa storia enunciata da Chomsky prende le mosse da un esperimento che è stato fatto realmente alla John Hopkins University nel 1882. Si è fatta veramente questa prova di gettare una rana all'interno di un pentolone d'acqua bollente e immediatamente, appena ha sentito la temperatura, con un colpo di zampa è saltata fuori e la rana si è salvata. Purtroppo alla collega rana che è stata messa nell'acqua fredda ed è stato fatto tutto il procedimento raccontato da Chomsky, non è andata così bene. Quindi, alla luce di questa storia, io mi chiedo e vi chiedo: se le informazioni vi fossero state date tutte insieme, quindi se il pentolone d'acqua fosse stato bollente fin da subito, avreste accettato di far parte di questa organizzazione? Io credo proprio di no. Ma adesso partiamo da questa cosa e andiamo oltre, perché voi sapete bene che a me piace ampliare gli orizzonti. Allora, prima di tutto, qual è la soluzione? E parlo per chi si avvicina al mondo geovista, come ad organizzazioni simili. Ecco, qual è la soluzione per non fare la fine della povera ranocchia? Il pensiero critico, signori. Quindi, la soluzione è pensare. Pensare col proprio cervello. Informarsi non solo alle fonti ufficiali, in questo caso dell'organizzazione, ma andare oltre, farsi domande, chiedersi, porsi dei dubbi. Il pensiero critico è la base, la radice per non fare la fine della rana bollita. Io a tal proposito vi voglio leggere uno stralcio di questo bellissimo testo di Michel Onfray che si intitola Teoria della dittatura. Ora, in questo testo, Onfray prende in esame le due più grandi opere di Orwell, vale a dire 1984, che io vi ho più volte consigliato di leggere, e La fattoria degli animali. Vi voglio leggere uno stralcio di Onfray, che prende proprio le mosse da quello che era uno dei principi base enunciati all'interno di 1984 di George Orwell. Vale a dire, eccolo, ce l'ho qui, vi faccio anche vedere il testo, così magari vi rimane in mente. Dunque, abbiamo detto il pensiero critico è quello che ci salva e non ci fa diventare delle rane bollite. E qui Onfray ci parla proprio di come Orwell in 1984 parlò di ridurre il pensiero critico a problema psichiatrico. Adesso vi leggo proprio il pezzo così vi rendete conto. Questo che cosa significa? Significa che chi osava in 1984 avere un pensiero critico, che quindi necessariamente poi si andava ad opporre a quello che era il pensiero unico dominante enunciato dal partito, veniva tacciato di pazzia, quindi veniva ridotto a malato psichiatrico in pratica. Allora, vi leggo tutto lo stralcio, eh? In un regime totalitario come questo, qualsiasi pensiero critico inopportuno viene considerato come una malattia da curare, come un morbo da cui si deve guarire. È escluso che si possa permettere la libertà di espressione, la libertà di coscienza, la libertà di parola e la libertà di associazione rivendicata da Goldstein, il nemico pubblico numero uno. Vi ricordo, per chi ancora non l'avesse letto, che il nemico pubblico, che poi era un nemico praticamente inventato,
Era questo famoso Goldstein nei confronti del quale doveva concentrarsi tutto l'odio del partito, quindi il nemico esterno su cui concentrare tutto l'odio. Ed è escluso che i dibattiti possano avere veramente luogo. Per il partito, pensare al di sopra, a margine o in qualsiasi altro rapporto indipendente dall'ideologia dominante è qualcosa di assolutamente improponibile. Quindi, Orwell stava parlando appunto di come in un regime totalitario andare oltre e pensare col proprio cervello, utilizzando il pensiero critico, fosse a dir poco improponibile, inaccettabile. Chiunque rivendichi una simile libertà è un pazzo, un malato, un caso patologico da rimettere nelle mani degli ideologi che lo rieducheranno. E gli insegneranno a liberarsi delle proprie velleità libertarie e a riallinearsi con entusiasmo al catechismo del socialismo inglese, il socing, così veniva chiamato da Orwell. Devi umiliarti se vuoi ritrovare la ragione. Questo insegna l'intellettuale incaricato della rieducazione. Se si crede che 2 più 2 fa 4, mentre il partito sostiene che 2 più 2 fa 5, si deve avere l'umiltà di confessare che si sta sbagliando perché il partito ha sempre ragione. Questo stesso partito non vuole che il refrattario accetti la versione del 2 più 2 fa 5 solo per essere lasciato in pace, quindi non dire di sì semplicemente per farti lasciare in pace, ma vuole che il soggetto da rieducare sia intimamente persuaso, convinto e sicuro che 2 più 2 fa 5, quindi rendere la persona convinta che 2 più 2 fa 5 e non ok ti dico di sì così mi lasci in pace. Capite, no? È qui che nasce l'idea che difendere una tesi vera significa recare offesa al partito. Pensate, difendere la verità era offesa per il partito. Quanti di voi, difendendo la verità, non la verità enunciata nel mondo geovista, ma la verità di quelle che sono le reali situazioni che si verificano, sono stati appunto additati come persone che offendono il mondo geovista. Quanti? E che al contrario accettare un'opinione falsa ma convalidata dal partito rappresenta un atto d'umiltà. E cosa sostiene il partito quando vuole rieducare un uomo che ha preferito la verità universale all'errore della partigianeria? Hai rifiutato l'atto di sottomissione che è il prezzo della salute mentale, attenzione. Hai preferito essere un pazzo, costituire una tua minoranza. Solo una mente disciplinata riesce a vedere la realtà. La realtà non è quella che vediamo in quanto tale, la realtà è quella che il partito ci dice che è. Non è facile recuperare la ragione. Ora, la domanda è: quanti di voi, ex testimoni di Geova, dai loro familiari, dai loro ex compagni di fede, nel momento in cui hanno sollevato dei dubbi, nel momento in cui hanno sollevato delle proteste, nel momento in cui si sono permessi di contestare la società, si sono sentiti dare dei pazzi? Quanti di voi? Quanti? Riflettete su questo. Ma ora in tutto questo, dato che a me piace ampliare gli orizzonti, io vi dico, e questo è rivolto non solo agli ex testimoni di Geova, non solo agli ex adepti di altri contesti simili, questo è rivolto a tutti. Alla luce di tutto questo, io vi dico. Ricordate la storia della rana bollita di Chomsky, l'abbiamo letta poco fa, tenetela a mente e provate a guardarvi intorno, provate a farvi un'idea, provate a farvi delle domande e provate anche a darvi delle risposte. Ma in tutto questo vi voglio lasciare leggendovi un ulteriore piccolo stralcio di Chomsky stesso. Allora, ci arriviamo subito. Eccoci qui.
Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni, ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, a poco sono diventate banali, edulcorate, e oggi ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all'integrità della natura, alla bellezza e alla felicità di vivere, si effettuano lentamente ed inesorabilmente, con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. In tutto questo, ribadisco, facciamoci delle domande, fatevi delle domande, cerchiamo e cercate le risposte per non fare la fine della rana bollita di Chomsky. E tutto questo, io ve lo dico a seguito del video di qualche giorno fa in cui vi parlavo del mondo geovista e dei contesti come quello geovista come grandi esperimenti sociali. Riflettete e riflettiamo, è fondamentale. Questo deve essere il momento della riflessione, non si può far finta di nulla. Detto ciò, buona riflessione e buona giornata.